Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo Morresi di Google Italia e oggi intervistiamo Alberto Arrigoni. Ciao Alberto, Ciao. uno degli studenti che l'anno scorso ha partecipato al Google Summer of Code. Parlaci un attimo di te, dove stai studiando adesso? Io sono uno studente di dottorato dell'Università Bicocca e mi occupo di un ambito prettamente biologico, in pratica la medicina traslazionale. E il progetto del Google Summer of Code al quale ho partecipato riguarda un argomento di statistica, un po' di nicchia, che si chiama il machine learning e il data mining. E questo tipo di progetto mi è servito a sviluppare degli algoritmi che poi possono essere utilizzati in ambito biologico nell'analisi dei dati e quindi hanno un risvolto molto pratico pur essendo degli algoritmi o comunque degli argomenti molto teorici. Certo, aggiungiamo comunque che i progetti di Google Summer of Code coprono un ampio spettro di competenze, quindi da una parte magari abbiamo queste competenze molto tecniche, però ci sono anche progetti ad esempio sulla user experience di Windows Manager come GNOME, eccetera, oppure anche UI, quindi diciamo che non bisogna per forza Che hanno un essere... risvolto molto più pratico Esatto, quindi non per forza rispetto. sono aperte a tutti gli studenti, non solo a quelli di facoltà tecniche. Senti, nella tua esperienza dell'anno scorso, la cosa che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta di meno? Senz'altro il Google Summer of Code è un'esperienza molto formativa, ovvero da un punto di vista tecnico si apprende molto, sia con l'aiuto dei mentori che grazie alla collaborazione con gli altri studenti. Sia è possibile portare avanti dei progetti che non trovano molto spazio, sia per te in termini di tempo o di risorse, all'interno del mondo universitario italiano. E quindi un aspetto molto importante è il proprio interesse, la propria passione, il poter scoprire e portare alla scoperta degli altri, dei progetti che poi hanno risvolti molto pratici, come in questo caso, e come nel mio caso, appunto, la statistica e l'analisi dei dati biologici. Quindi, come dire, anche trovare un ambito reale a quello che poi magari all'interno dei corsi universitari viene studiato in maniera In forma teorica. molto teorica, Certo, quindi. quindi misurarsi proprio anche, come dire, un po' con il vero mondo esterno che vi aspetta una volta poi che concludete l'università. Senti, e invece la cosa che ti è piaciuta di meno? Beh, credo che essendo il Google Summer Code un'iniziativa che si sviluppa nell'arco di 3 mesi, in certi momenti il carico di lavoro che è stato assegnato può diventare, o che è stato programmato insieme al mentore, può diventare troppo oneroso. E questo può essere un aspetto che può essere visto in qualche modo come negativo Non da fa più parte dello divertire, studente. insomma. Senz'altro, Certo. a un certo punto può esserci un punto di arrivo al quale questo carico diventa oneroso. E quindi direi che come consiglio darei quello di programmare all'inizio dei 3 mesi, quindi all'inizio dell'estate, con il proprio mentore e con la community che ci sta dietro, con la quale si collabora, un piano di lavoro che sia il più possibile equidistribuito e quindi per dare modo sia allo studente che al mentore di proseguire in maniera spedita e molto lineare. Certo, senza poi magari avere brutti momenti, Quindi, perdere l'entusiasmo, oppure anche non riuscire ad arrivare al goal finale, esatto. all'obiettivo che ci si è dato, che Quindi la comunque è definizione importante. delle milestone, quindi dei punti di arrivo intermedi, è sicuramente un aspetto molto importante per riuscire ad arrivare ad un traguardo che poi produca dei risultati interessanti o comunque Certo, importanti. quindi diciamo non strafare, ma fare bene con passione. Senz'altro. Esatto. Senti, proprio per quello che riguarda la passione, un consiglio che vorresti dare a tutti gli studenti che potrebbero provare, quindi studenti dottorandi che potrebbero provare a partecipare al Google Summer of Code di quest'anno? Se dovessi dare un consiglio, certamente riguarderebbe la potenzialità, quindi, di collaborare con altri studenti, perché il Google Summer of Code è un tipo di iniziativa internazionale, quindi si ha la possibilità di collaborare con una community piuttosto estesa di persone, con un gruppo di persone, e quindi l'aspetto più caratteristico e più positivo del Google Summer of Code è l'essere disponibili nei confronti degli altri. Perché questo ha delle ricadute molto positive, senz'altro, sul proprio progetto. Quindi ovviamente un po' come dire, la vita di community, che è tipica poi dei progetti open source, Certo. è pienamente vissuta in questo tipo di iniziativa. Perché spesso lo studente ha il preconcetto che lo sviluppo del software sia qualcosa, che ci Dal viene mondo svolto solitario, da un chiamiamolo. singolo. Mentre in realtà nel Google Summer of Code si apprende proprio dall'esistenza di questa realtà molto vasta e di uno sviluppo che è quanto più corale del software.
Ottimo, ottimo. E niente, guarda, io ti ringrazio per averci parlato della tua esperienza e speriamo comunque di vedere molti studenti italiani quest'anno che proveranno e tenteranno di partecipare al Google Summer of Code, perché purtroppo c'è comunque da dirlo, la rappresentanza italiana è sempre un po' sottotono rispetto alle medie degli altri paesi. Io vi lascio con il link del sito del Google Summer of Code, dove potrete trovare tutte le informazioni, modalità, regolamenti, tempistiche, eccetera. E inoltre, come vi avevo già anticipato l'altra volta, Raul, uno dei mentori del Google Summer of Code, ha creato un indirizzo di posta it.gsoc@googlesummerofcode.gmail.com, dove potete contattarlo per se avete domande, dubbi o perplessità a cui chiedere. E io vi saluto, ringrazio ancora Alberto per essere stato con noi e speriamo di avere molti italiani che verranno qui l'anno prossimo a raccontarci la loro esperienza. Ciao a tutti! Ciao.